Borgo San Lorenzo entra a far parte di un investimento importante di Telecom, investimento che Telecom ha fatto TIM negli ultimi 3 mesi e ha portato sostanzialmente tutto il capoluogo ad essere servito da fibra. Questo cosa vuol dire? Vuol dire per i cittadini di Borgo San Lorenzo avere una connessione che arriva fino a 200 megabit al secondo. Credo sia importante, un investimento molto importante, perché il digital divide è comunque un problema sentito, soprattutto nelle nostre zone che sono magari più lontane da Firenze, quindi dai servizi principali, ed è sentito a maggior ragione nelle frazioni del nostro comune, che ovviamente scontano una lontananza anche dal municipio e da tutta una serie di servizi anche comunali. Questo ovviamente è l'ultimo tassello di un percorso che noi abbiamo avviato con la Regione Toscana nel 2015, con il progetto della banda larga che la Regione ha istituito per tutti i comuni, semplificando anche quelle che sono le procedure amministrative, per esempio per l'occupazione di suolo pubblico, quindi per permettere poi il lavoro in questo senso. Noi già molte delle frazioni del capoluogo le abbiamo collegate da 20 fino a 100 megabit al secondo già dallo scorso anno, quindi voi pensate frazioni come Casaglia, che sono a 40 minuti di macchina dal comune di Borgo San Lorenzo, oggi possono avere una connessione importante e quindi accedere a tutta una serie di servizi. Non solo Casaglia, ma anche le Salaiole, Luco, Ronta, Panicaglia. L'ultimo tassello che manca è la centralina di Ravatta, per cui da qui alla fine dell'anno tutto il comune di Borgo San Lorenzo, quindi il centro abitato e le frazioni, avranno comunque una connessione che minimo va a 50 megabit al secondo. Questo credo sia una rivoluzione, perché soprattutto in molte frazioni il digitale o comunque la possibilità di connessione era assolutamente assente. Diciamo che l'amministrazione comunale è riuscita a cogliere l'opportunità di semplificare e quindi anche di dare i permessi a Telecom e alle varie aziende che fanno questi lavori in tempi rapidi, sostanzialmente in 24 ore. In altre zone non è stato così e infatti anche Telecom ha deciso poi di non fare ulteriori investimenti. Oggi la connessione internet è un servizio pubblico fondamentale, come l'acqua, come l'energia elettrica e come il gas. Borgo San Lorenzo finalmente entra nel terzo millennio e questo credo sia importante, sicuramente per i residenti, ma anche e soprattutto per le attività produttive che troveranno qua una connessione che spesso è vitale anche per la loro attività, al pari e forse anche superiore ad altre città molto più grandi vicine a noi. Prosegue l'impegno dell'amministrazione rispetto a una tematica che è molto sentita dai cittadini, è quella del rifacimento dei manti stradali. In queste settimane si stanno concludendo il primo piano degli asfalti dello scorso anno, che ha toccato sia alcune frazioni sia alcune parti molto critiche del nostro capoluogo, penso a Piazza Dante, penso a Piazza del Popolo, penso a Viale della Resistenza e anche altre frazioni come Luco, Ronta e Sagginale, in cui davvero la situazione del manto stradale, che ovviamente non veniva rifatto da oltre 20 anni, era diventata particolarmente critica. A questi si stanno sommando e si sommeranno un intervento sugli asfalti che la città metropolitana sta facendo in tutto il Mugello. I lavori in questo momento riguardano la Faentina, la strada regionale 302, ma in previsione da qui alla primavera del 2018 è comunque previsto il rifacimento di buona parte delle strade provinciali, quindi anche il tratto che attraversa l'abitato, il centro di Borgo San Lorenzo e anche il tratto che da Borgo San Lorenzo collega Vicchio di Mugello. Una prima parte dei lavori era stata fatta in concomitanza del passaggio del Giro d'Italia, aveva sostanzialmente coperto tutto il rifacimento della strada regionale 302 da Borgo San Lorenzo a Casaglia, per quanto territorio di competenza del comune di Borgo San Lorenzo, quindi si iniziano a dare delle risposte importanti su appunto una criticità storica che ci portavamo dietro. Oltre a questo c'è un'altra importante iniziativa che abbiamo preso come Unione Montana dei Comuni del Mugello, perché abbiamo deciso gli 8 sindaci del Mugello di investire, quello era un cospicuo avanzo d'amministrazione, circa 1,5 milioni di euro nel rifacimento di strade e marciapiedi in asfalto, ovviamente dividendosi queste risorse all'interno degli 8 comuni. Su Borgo San Lorenzo il lotto dei lavori sarà intorno ai 300.000 euro, questo ci ha già permesso di stilare una graduatoria, un elenco di strade
che saranno oggetto di questi rifacimenti. I lavori partiranno nella primavera del 2018 e quindi sarà questo, insieme agli altri, un investimento importante in termini di sicurezza stradale, di sicurezza ciclabile, di sicurezza pedonale e anche e soprattutto di decoro, che ovviamente rappresenta una delle priorità sia per i cittadini che per la nostra amministrazione. Prima di tutto partiamo con le attività che sono stabili e che il Comune sostiene e che comunque costituiscono una continuità nel tempo. Stiamo parlando del progetto Contatto e del centro giovanile che si trova proprio al centro d'incontro. Il centro giovanile riparte con le sue attività per questo anno scolastico e anche Contatto, questo progetto molto importante che si indirizza verso le politiche giovanili ed è sostenuto e voluto anche dal Comune con l'aiuto anche della Società della Salute. È un progetto che prevede una serie di gruppi tematici che possono andare dal teatro alla musica, ai giochi di ruolo, ai gruppi interculturali, al giornalismo, insomma una serie di attività che siano attività che appassionano i ragazzi e che gratuite, dirette appunto ai giovani, che possono venire lì, partecipare, seguire i corsi e appassionarsi e perché no anche scoprire dei nuovi talenti, dei talenti che hanno dentro. È un modo per noi per tenere i ragazzi all'interno di strutture protette e di strutture con dei ragazzi giovani, è un modo per aiutarli a scoprirsi, a conoscersi e magari fare qualcosa di nuovo. L'altro progetto importante che riguarda sempre il centro d'incontro è la scuola di musica. La scuola di musica quest'anno ha subito un cambiamento, c'è una nuova gestione che prevede per la parte moderna la Music Valley, mentre per la parte classica la Camerata dei Bardi, con due direttori specifici ben diversi. Da una parte c'è Lorenzo Consigli, dall'altra parte Sabrina Malevolti. Rinizia la sua attività, un'attività completamente nuova, dove ci sono nuovi corsi che vanno dalla classica normale, quindi violino, violoncello, oppure appunto alla moderna con chitarra o batteria, o addirittura corsi d'insieme, quindi si passa dalle voci bianche alle vere e proprie band. Non solo, ci sono anche delle piccole novità che riguardano ad esempio la banda, si potrebbe cercare di costruire questa banda di Borgo San Lorenzo, ci sono dei corsi specifici per gli appassionati anche dell'informatica, quindi unire musica e informatica. Insomma, ci sono tantissime novità che si possono trovare al centro d'incontro. Per quanto riguarda la scuola di musica, per chi fosse interessato si può rivolgere alla biblioteca o comunque sulla pagina Facebook della scuola di musica e sul sito trovate tutti i numeri. Stessa cosa vale anche per Contatto. Riparte una nuova stagione teatrale al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo. Quest'anno avremo nuovamente una stagione teatrale molto bella, molto ricca. Abbiamo investito tanto in questi anni nel teatro e soprattutto nel teatro di prosa, abbiamo avuto grandi successi, ma quest'anno abbiamo deciso di fare uno sforzettino in più. Rispetto allo scorso anno avremo ancora spettacoli di alto livello con grandi nomi e ovviamente con una varietà di PS che vanno da spettacoli più intensi e magari drammatici a momenti più allegri e delicati. Inizieremo il 23 novembre con L'avaro di Molière con Alessandro Benvenuti. Poi a seguire avremo American Buffalo con Marco D'Amore. Successivamente un altro bellissimo appuntamento, la prima volta al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo, Isabella Ferrari con Iaia Forte, Come stelle nel buio. A seguire un altro appuntamento con Alessandro Abel, con Il padre, uno spettacolo leggermente più intenso, più delicato, un pochino più drammatico, e poi riarreggeremo nuovamente la stagione con Miss Marple con Maria Amelia Monte. A seguire, come tutti gli anni, sappiamo benissimo che la Fondazione Toscana Spettacolo investe molto anche sul teatro regionale, sul teatro della Toscana, quindi avremo uno spettacolo delle compagnie della nostra regione, Lampedusa uno spiffero, uno spettacolo tragicomico dove si parla anche del difficile tema dell'immigrazione. A seguire, come tutti gli anni, l'appuntamento immancabile con la danza, La Traviata, quest'anno uno spettacolo particolare con una compagnia nuova, Artemis, che fa una danza molto forte, molto contemporanea, con dei costumi particolarissimi, e poi chiuderemo la stagione con Revival, un musical. C'era già stato questo musical, il musical di Sandro Merci, ci era piaciuto molto, abbiamo deciso di riproporlo e di chiudere così la stagione. Quindi davvero un pacchetto completo per tutti i gusti.
Allora, io mi partirei dall'ultimo consiglio comunale, perché comunque abbiamo presentato due interrogazioni sulla scuola, una sullo stato dell'immobile di via Don Minzoni e l'altro sul trasferimento dei ragazzi di via Leonardo da Vinci all'interno dei container. Questo perché comunque cioè ci premeva a sottolineare i ritardi che ci sono stati rispetto all'edilizia scolastica, perché comunque già nel 2014 erano emersi tutti i problemi rispetto alla sismica e rispetto all'immobile della via Don Minzoni, per i quali appunto non sono stati presi provvedimenti fino a che un gruppo di genitori si è organizzato e ha cominciato a sollecitare l'amministrazione. L'amministrazione si è mossa, ma gli evidenti ritardi hanno fatto sì che i lavori siano partiti in ritardo e che i ragazzi poi abbiano iniziato l'anno scolastico all'interno dei container. Non solo il ritardo nei lavori, il ritardo anche in quelle che sono state le richieste di finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti. Quando abbiamo fatto le commissioni in comune si parlava che comunque all'interno dei container ci sarebbero dovuti essere soltanto laboratori e le segreterie, e poi alla fine ci sono state messe le classi, dovevano rimanere lì fino al mese di ottobre, che poi è slittato a novembre, che poi è slittato a dicembre, e a questo punto ci viene da pensare che sicuramente i ragazzi rimarranno all'interno dei container fino alla fine delle vacanze di Natale, quindi a gennaio. Rispetto all'immobile di via Don Minzoni, dal quale appunto i ragazzi sono stati trasferiti e quindi allontanati perché l'immobile è dichiarato non inagibile, però ha grossi problemi rispetto alla sismica, che cosa è successo? Sono stati lasciati lì i corsi per gli adulti. Sono stati lasciati lì i corsi per gli adulti che fra l'altro nell'ultimo anno hanno subito un incremento di iscrizioni che sono raddoppiate rispetto allo scorso anno. Nella risposta alle interrogazioni, perché noi siamo totalmente insoddisfatti sia per i ritardi ma anche perché rispetto all'immobile di via Don Minzoni e rispetto ai corsi per adulti l'amministrazione non si è assunta delle responsabilità. Va ricordato che l'immobile è comunale e quindi la responsabilità è comunale. Un'altra cosa sempre che vogliamo segnalare, perché è comunque presente nel documento unico di programmazione, è che sono previsti 350.000 euro di spesa per l'ampliamento, la risistemazione, la manutenzione dei cimiteri del territorio di Borgo San Lorenzo, che comunque versano in uno stato di degrado importante. Questi 350.000 euro sono tutti da finanziamento privato. Questo per noi è intollerabile, perché comunque sicuramente quando subentra un privato c'è un aumento delle tariffe per quelli che sono i fruitori del servizio, quindi per i cittadini che si troveranno a pagare sicuramente un aumento dei loculi e sicuramente un aumento di quelle che sono le tariffe. Quindi l'amministrazione ancora una volta conferma la sua volontà di privatizzazione. Noi siamo assolutamente contrari, anzi abbiamo chiesto all'assessore Boni di convocare una commissione dove appunto ci spieghi come pensa l'amministrazione di muoversi e ci porti anche una relazione su quelli che sono il bilancio appunto delle entrate fino adesso, delle uscite e delle previsioni per i cimiteri di Borgo.